Smile and Learn. Oggi conosceremo il senso dell'olfatto. Il naso è l'organo dove si trova il senso dell'olfatto. Questo si occupa di percepire gli odori e di inviare le sue informazioni al cervello, per far sì che quest'ultimo possa rispondere in maniera adeguata. Immagina di sentire odore di bruciato. Il naso invierà l'informazione al cervello e questo, a sua volta, invierà i segnali necessari per poter reagire. Il naso ha anche altre funzioni importanti. È il luogo attraverso il quale entra l'aria che respiriamo. Qui è dove si pulisce e si filtra, evitando di far arrivare impurità ai polmoni. Inoltre, il naso inumidisce e scalda l'aria. Nel senso dell'olfatto intervengono diversi organi. Alcuni di questi sono: le fosse nasali sono i due buchi del naso che permettono l'accesso dell'odore nella cavità nasale. La cavità nasale si trova al di sopra del palato e comunica con la gola. Questa zona è coperta da una membrana mucosa che mantiene il naso umido. Nel naso troviamo dei peletti che hanno il compito di pulire e filtrare l'aria. La membrana olfattiva si trova nella parte superiore della cavità nasale. È coperta da cellule che hanno il compito di raccogliere le informazioni ed inviarle al cervello attraverso il nervo olfattivo. Il nervo olfattivo è collegato alla membrana olfattiva e trasmette i messaggi dell'odore raccolto al cervello. Quando siamo raffreddati, il naso si tappa ed il senso dell'olfatto funziona con difficoltà. Per questo motivo non percepiamo gli odori o li notiamo con meno intensità. E queste sono le parti del corpo che rendono possibile il funzionamento dell'olfatto. Interessante, non è vero? Oggi impareremo come funziona il senso dell'olfatto. Gli odori che possiamo distinguere sono particelle o sostanze chimiche che si trovano nell'aria. Queste particelle viaggiano attraverso l'aria ed entrano nel naso attraverso le fosse nasali, fino alla cavità nasale. Nella cavità nasale ci sono dei peletti che hanno il compito di riscaldare e pulire l'aria. Questa zona è coperta da una membrana mucosa, che mantiene il naso umido. Successivamente, l'aria già filtrata passa alla membrana olfattiva. In questa parte si trovano delle cellule che hanno il compito di raccogliere le informazioni ed inviarle fino al nervo olfattivo. Il nervo olfattivo porta l'informazione fino al cervello, che ha il compito di riconoscere ed agire rispetto a ciò che stiamo annusando. Quando l'informazione arriva al cervello, questo trasmette gli ordini necessari per reagire di fronte ai diversi odori. Vediamolo con un esempio. Se il naso percepisce odore di bruciato, cercheremo la fonte dell'odore così da poter cercare un posto sicuro. Sapevi che ci sono animali che possono sentire moltissimi odori in più rispetto agli umani? Per esempio, i cani, motivo per il quale sono ottimi segugi quando qualcuno si perde nel bosco. Ed è così che funziona il senso dell'olfatto. Ti è piaciuto? Quante cose abbiamo imparato in un solo video? Sai che ne abbiamo tanti altri? Immagina tutto quello che puoi imparare! Iscriviti al canale educativo di Smile and Learn per imparare mentre ti diverti!